l'Italia che cambia siamo noi. Ricordo che il primo libro vero che ho letto, avevo 8 anni, era un libro sul pastore tedesco. Io passavo ogni volta con i miei genitori davanti alle edicole e c'era sempre questo libro che mi ricordo ancora, c'era la copertina di Carla Ceschi e lì sopra c'era la figura dell'addestratore. E io mi dicevo, avevo 8 anni, chissà se un giorno metterò ad addestrare i cani. Alla fine ho lasciato gli studi di fisica per dedicarmi ai cani. Il rapporto con i cani nasce forse nelle vite precedenti, perché fin da piccolissimo io dicevo ai miei genitori voglio un cane, voglio un cane, voglio un cane, loro mi dicevano no, cani non ne possiamo prendere, quando ti sposi te ne trovi una che ama i cani e te ne porti una a casa. E poi per ripicca sono diventato istruttore cinofilo, il mio lavoro è stare in aula a formare persone che vogliono diventare educatori cinofili, una scuola che ha formato oltre 1000 educatori cinofili. La scuola si chiama Think Dog, sarebbe il mondo dalla prospettiva del cane, no? Ad approccio cognitivo relazionale, ed è aiutare le persone ad affacciarsi al mondo animale per crescere in spirito, in competenze, in felicità, affettività. Ho fondato Think Dog nel 2001, oggi Think Dog conta me più 6 dipendenti, più una quindicina fra corpo docente, tutor. Abbiamo aperto delle altre sedi, quindi oggi abbiamo per esempio Verdello in provincia di Bergamo, Roma che è un'altra nostra sede storica, Bologna, Milano. Il lavoro è aumentato tanto, la richiesta è stata sempre più forte, abbiamo lavorato bene, evidentemente siamo piaciute le persone, il passaparola è molto buono. Puoi lavorare col cane ed essere bravissimo col cane, ma in realtà chi si vive a casa il cane 24 ore su 24 e può portare veramente il cambiamento è il proprietario. Una cosa che a me è sempre piaciuta è tracciare paralleli, per cui studiando alcune cose di psicologia umana riuscivo ad essere più bravo con il cane, studiando delle cose in etologia del cane riuscivo ad essere più bravo con le persone. Il cane ha bisogno di una persona felice. Io non mi occupo di addestramento, io mi occupo di qualità della vita. La gente che si rivolge a me per il suo cane vuole aumentare la sua qualità della vita all'interno della relazione col cane e vuole aumentare la qualità della vita del cane. Quindi in realtà che il cane torni al richiamo, che faccia il piede e via dicendo, è secondario. Questo è un mezzo per poter avere una buona relazione e vivere felici. Una cosa che per me non c'entrava nulla coi cani era tutta la spiritualità, la meditazione, no? E pian piano queste cose si sono integrate. Tanto che proprio recentemente ho chiesto ad un mio collaboratore di tenere un corso su mindfulness e relazione con i cani, cioè meditazione e relazione con gli animali, e ne sono venute fuori delle belle, no? Perché nel momento in cui tu hai la mente sgombra, sei esattamente lì a contatto con il cane, ti relazioni col cane, non col suo problema, e produci un comportamento differente già soltanto per questo. Quando le persone finiscono il corso, scrivono sui feedback o mi scrivono le mail e via dicendo, mi dicono, guarda, mi sono iscritto perché io pensavo di occuparmi di cani, in realtà mi sono occupato di tutta la vita. L'animale per essere felice ha bisogno di muoversi, di contatto sociale, di esplorare le proprie possibilità, ha bisogno di un po' di avventura, ha bisogno di qualcosa di nuovo ogni tanto, ha una dimensione affettiva. E allora se io guardo a che cosa rende felice un animale, posso avere delle intuizioni e un'apertura su cosa rende felice l'animale umano. Ti metti dalla prospettiva del cane, cerchi di capire come lui vive le cose. Poi ritorni alla tua prospettiva, poi vedi questa relazione anche dall'esterno. Ecco, questa continua oscillazione crea un campo di esperienza che è molto molto forte, molto profondo, fa crescere tanto le persone. Ci sono tasti che solo gli animali possono toccare, possono premere. La relazione con gli animali è innestata nel nostro DNA, noi abbiamo bisogno degli animali per confrontarci con loro, per la fantasia, per avere idee. Non so se avremmo mai inventato l'aeroplano se non avessimo visto gli uccelli volare. Per me l'Italia che cambia è far fede alle proprie passioni, credere nei propri sogni
Naturalmente il sogno da solo non basta, cioè tu ti devi strutturare, devi prepararti anche a momenti difficili, devi prepararti anche ad un ambiente ostile, devi preparare la tua capacità di comunicazione, entrare in contatto con gli altri, perché la maggior parte dei progetti si fonda sulle relazioni ed è assumersi la propria responsabilità. Basta lamentele. Gandhi diceva: devi essere il cambiamento che vuoi vedere nel mondo. È la mia frase, perfetto. Quest'Italia che cambia, non puoi fermarla ormai. Quest'Italia che cambia, siamo noi.